È mancato tanto, però è una Scavolini in crescita, una Scavolini che sta trovando buoni equilibri, soprattutto una Scavolini che sta riuscendo a coinvolgere, ripeto, dal ritorno degli infortuni anche di Diaz, di Cusin, che anche lui ha avuto qualche problema. Insomma, una Scavolini convincente, ma la Fabi che non è in un buon momento, arriva a 3 sconfitte consecutive, però la qualità della sua pallacanestro, stasera specialmente, è di nuovo molto buona. Dicevi tu, una Scavolini che sta coinvolgendo diversi giocatori, Collins a 9, Hackett, che qui lo vediamo ancora sulla linea di fondo, a 7, ci sono altri due giocatori a quota 7, potrebbe chiudere un'altra partita con diversi giocatori in doppia cifra. Inizialmente si pensava fosse una squadra costruita con quelle punte di diamante che effettivamente ci sono, però la base dei successi di Pesaro di quest'anno sono sempre nati attraverso coinvolgimento di squadra. Sì, anche perché ha dovuto trovare altri punti di riferimento proprio per il discorso degli infortuni fatto in precedenza. Una squadra che vince le partite anche difensivamente, lavora bene difensivamente, sta trovando, ripeto, degli equilibri di alto livello, a 12 punti in classifica, stiamo avvicinandoci alla fine del girone d'andata, per cui anche insomma riuscire ad arrivare alle Final 8 sarebbe un risultato molto molto importante, per cui d'ora in poi insomma tutte le partite saranno molto importanti. Vi ricordo che state seguendo Christmas Basket, la grande maratona, la grande giornata di basket cominciata con New York-Chicago, con la vittoria dei New York Knicks di Danilo Gallinari, sulla quale torneremo poi più avanti nel corso della nostra giornata. Vi ricordo però altri appuntamenti con lo sport di Sky, perché la Premier è un'altra disciplina che non si ferma, non solo sugli schermi di Sky Sport. Fulham contro West Ham, domani dalle ore 13. Sky Sport è anche la televisione del... Scavolini in Siviglia, 35 Fabi Schuss Montegranaro, proprio Natale perché sono riuscita ad avere i due presidenti, Tiziano Basso, presidente della Sutor Montegranaro, e Franco Del Moro, presidente della Scavolini Siviglia. Intanto partiamo da te, Franco, visto che tu sei un esordiente in questo derby, e il presidente Basso è un po' più veterano, diciamo così. Beh, direi che l'atmosfera è fantastica, la partita anche. Sì, l'atmosfera, sono contento che il pubblico ha risposto bene, perché ovviamente un po' di timori alle vigilia c'erano, però di sicuro non possiamo lamentarci anche per la cornice che tutti qui stanno dando. Onestamente magari la giornata e la diretta televisiva ha sicuramente influito sull'arrivo di un po' meno gente da parte di Montegranaro, ma complessivamente un bel colpo d'occhio. Però presidente Basso, insomma, lei invece vuole rincorrere la tradizione, visto che Montegranaro ha sempre vinto qui. Lo speriamo, è una partita difficile, sappiamo che la Scavolini quest'anno è una squadra molto ben attrezzata. Noi siamo venuti a Pesaro sicuramente con la convinzione di potercela fare, è una partita difficile come tutti i derby, ce la mettiamo tutta. Noi veniamo da 3 sconfitte consecutive, per cui non siamo nel miglior momento, però siamo anche convinti che oggi potrebbe essere la partita, diciamo, della svolta, per cui siamo convinti di giocarcela fino alla fine. Punto a punto per voi fino alla fine? Io sono convinto di sì, chi sbaglierà meno vincerà la partita. Io mi auguro che loro non mantengano le percentuali nel tiro da 3 del primo tempo, perché sennò in effetti potrebbe essere per noi problematica, però sicuramente sarà una bella partita fino alla fine. Mi auguro, mi dispiace per l'amico Tiziano, però qui siamo a casa nostra, io sono esordiente. Abbiamo più bisogno noi questa sera di punti. Però io sono la prima volta che faccio un derby da presidente, quindi ho bisogno di vincere. Okay. Grazie. Paola. E direi punto a punto anche fra i due presidenti che volevano a tutti i costi avere l'ultima battuta, grazie anche a loro per la loro presenza natalizia. Queste le cifre dei primi 20 minuti di gioco, naturalmente spicca il 6 su 12 da 3 punti con il quale ha chiuso la Fabi Schuss. Dall'altra parte, meglio per quanto riguarda le assistenze sui 31. Sui 15 canestri messi a segno dalla Scavolini, 7 sono nati da parte di assist. Avete visto il primo piano per Charlotte Ford, giocatore fino a questo momento sotto al par rispetto alla media, è in campo nei primi 5 di Pillastrini, naturalmente insieme a Maestranzi, Ivanov, Cavaliero e Rei.
Ray che riceve in questo momento, sfrutta il blocco di Ford, ancora una volta si arresta nel cuore dell'area, altro canestro splendido come già nel primo tempo. Gli ultimi due passaggi veloci, fluidi, hanno portato a un'eccellente soluzione offensiva. Collins in campo con Hackett, Almon, Cousin e Aleksandrov, quindi confermato il primo quintetto anche da parte di Luca Dalmonte. Aleksandrov che riceve in punta, mette palla per terra contro Ivanov, gli prende il tempo. Che bella partenza, con controllo Aleksandrov, col tiro di sinistro, con quel fisico lì, poi se vai dentro e riesci a controllare il corpo sei inarrestabile. Devo dire che stiamo vedendo davvero delle splendide giocate in questo derby di Natale. Ivanov riceve, Aleksandrov lo vuole mandare verso il fondo, lui sceglie di riaprire il gioco, il tiro dalla lunga non va per Ray, e già dall'altra parte Daniel Hackett recupera su di lui Maestranzi, che poi va a prendersi cura di Collins. Il blocco di Cousin crea spazio per la penetrazione, il fallo di Ford. Gran esitazione di Collins, guardate qua come riesce a controllare il corpo malgrado la leggera spinta involontaria, e quindi giustamente non sanzionata di Ivanov. Ha tenuto completamente il controllo del corpo Aleksandrov, è andato con un sottomano pregevolissimo. Del resto Aleksandrov all'inizio della sua carriera veniva definito il futuro Tony Kukoc, poi una serie di infortuni, una serie di sfortune veramente clamorose lo ha colpito, e adesso ne sta uscendo e sta ritrovando il suo grande tipo di gioco. Collins a segno con i tiri liberi e la Scavolini Siviglia arriva sul più 5 ed è massimo vantaggio per la squadra di Dalmonte, che ricomincia a difendere, sempre difesa individuale sui due lati del campo. Maestranzi sceglie di non mettere palla per terra, vuole mettere in partita Charlotte Ford, ne ha bisogno Montegranaro. Charlotte Ford si prende la linea di fondo e si prende anche il fallo. Bella partenza incrociata con anche lui più o meno come Hackett, guardate come viene in fuori col corpo, arresto e poi viene in fuori col corpo per proteggere. Poi lì c'era naturalmente una selva di mani contro le quali non poteva che andare a guadagnarsi un fallo, però sono già due azioni in cui Montegranaro sta spaziando molto meglio l'attacco e porta delle soluzioni molto più accettabili, molto più, soprattutto quel che conta, di statisticamente positive. Vedete le cifre stagionali di Charlotte Ford in questa serata, quello che è andato a segno adesso è il sesto punto e c'è un solo rimbalzo all'attivo per l'ex Virtus, il che è abbastanza particolare. Hackett mette palla per terra, sfrutta il blocco di Cousin che poi però non può servire sul pick and roll, chiuso da parte di Charlotte Ford, rimane sulle linee esterne, ultimi 6 secondi per l'attacco pesarese, vuole spazio Hackett, cerca lo scarico per Cousin, l'ultima a toccare un sutorino, 3 secondi a disposizione della Scavolini Siviglia. Forse aveva un tiro a più alta percentuale che non il passaggio, non se l'è sentita, 3 secondi non sono molti e quindi vedremo cosa succederà. Succede che riceve e tira Andre Collins, sbaglia il rimbalzo, è ancora di Alan Ray che sta facendo lo Charlotte Ford in questa serata. Ford che riceve, vorrebbe Ivanov ma non ha la possibilità di riceverlo, poi prende un tiro orrendo che si trasforma in un assist per Ivanov. Esattamente, ma non dice cosa faccio con questa roba arancione strana che ho in mano, aspetta che tiro. Non mi sembra la miglior filosofia offensiva. No, poi ne è venuto fuori qualcosa di buono. Aleksandrov anticipa un po' troppo il taglio e quindi non riesce a ricevere il passaggio. Già dall'altra parte Cavaliero che va a prendersi un fallo. Sì, è andato a prenderselo con un'astuzia viperina il buon Daniele, perché lo vediamo proprio andare a cercare quasi lui la mano protesa in maniera non verticale, quindi diciamo così sanzionabile da parte di Collins. E intanto ci fanno sapere che ci sono quasi 5.000 spettatori qui all'Adriatic Arena in questo Natale di basket su Sky. Il tiro libero a segno per Daniele Cavaliero, che avrà ancora un tentativo dalla lunetta. Daniele Cavaliero che stasera sta tirando molto bene da tre, in controtendenza con quanto aveva fatto nelle ultime 6 partite, dopo che aveva iniziato addirittura
arrivando vicino al 60%. Presidente Dal Moro concentrato in tribuna a guardare la sua Scavolini Siviglia che torna ad attaccare, difesa allungata per Maestranzi su Collins. Alessandro va a dare una mano per cominciare l'azione, ma ci sono solo 12 secondi per impostarla. Almond riceve, c'è Rey a lavorare su di lui. Almond fino a questo momento non è riuscito ad avere un grosso impatto sulla partita, ultimi 3 secondi per l'azione. Gran difesa di Ford su Collins, gran passaggio di Collins a Cousin, ma la scelta è oltre il 24esimo. È stato meraviglioso il finale, purtroppo c'è stata un po' troppa leggerezza all'inizio dell'azione con qualche passaggio di trasferimento. Guardate che bella azione, ma era chiaramente oltre il tempo consentito. E allora torna ad attaccare la Sutor, che ha rimesso il naso avanti nella partita e che adesso sta riuscendo a far spendere molti falli alla difesa. Come dico, si sta spaziando molto meglio, e quindi se tu riesci a avere più spazio per te con la palla hai molte più soluzioni. Rimessa per Cavaliero che torna da Maestranzi, il blocco di Ford per l'uscita di Rey che però non riceve, sale allora Ivano per il pick and roll, ultimi 7 secondi, la palla è rimasta sempre in punta per Montegranaro, lo scarico per Ford che poi scivola in qualche modo, Maestranzi riesce a prendere il tiro in tempo, 2 punti d'oro. Si è un po' ingamberato Ford, però è riuscito a recuperare l'equilibrio e quel che più conta a servire un giocatore che ormai pensava che l'azione fosse finita. E queste sono le situazioni in cui il canestro arriva sempre, è pazzesco, sembra davvero che ci sia uno sceneggiatore a definirlo. Hackett va via, Ivanov, altra stoppata di Charlotte Ford che ha preso letteralmente di mira Daniel Hackett. Ma sai, è palla ancora tua, anche se sono qualche secondo in meno, però Daniele, fai una ripassa all'arresto e tiro che ti darebbe molte più soluzioni. Il Daniele che adesso è costretto a prendere il tiro fuori dai giochi perché c'era un grande anticipo da parte della difesa sul post basso. Rey si porta a spasso la difesa, che eleganza. È meraviglioso, meraviglioso. È il Rey di Ferrara delle migliori occasioni, tornato ai fasti della sua grande classe. Davvero splendide giocate di Allan Rey all'interno di una bellissima partita di pallacanestro. Hackett aggredito da Cavaliero, Rey completa il recupero, poi nel contropiede il 3 contro 2 non si concretizza, ma la palla è per una Montegranaro che ha reagito molto bene al ritorno pesarese. Ford cerca un extra pass che non c'è, la palla gli ricapita in mano e Ford bacia il ferro con il fallo. Beh, stavolta è stato quanto mai reattivo, dopo un primo passaggio un po' soffice gli è ritornato nelle mani, e qua vediamo invece che è andato a prendersi un urto da Cousin che era chiaramente in ritardo e chiaramente con l'anca, quindi non ci sono dubbi che il fallo fosse per la difesa. E c'è il time out necessariamente chiesto da coach Dal Monte, che alza il naso e si ritrova a meno 7 in una partita che per un attimo la sua Pesaro sembrava poter controllare. Dal Monte che ricordiamo ha preso, si è visto fischiare un fallo tecnico nel corso del primo tempo, ma non era in realtà perché chiedeva un fallo nei confronti del suo tiratore, ma era perché chiedeva un'interferenza sul tiro di Andre Collins. Quindi andiamo a rivedere proprio il tiro di Collins, la palla tocca il ferro senza che ci sia alcuna interferenza e non si appende al ferro Sharon Ford, quindi in effetti non c'era l'interferenza, c'era però il fallo. Ma mi sembra che qua il tocco della mano di Maestranzi sia più netto del tocco di, mi pare fosse Ivanov sul ferro, che mi è sembrato quanto mai impercettibile, però sai, quando sei lì in diretta mi metto nei panni di Luca Dal Monte, vedo una roba che non mi sta bene, poi naturalmente con i termini dovuti, come ha sempre fatto in carriera Luca, mi faccio sentire. Stavolta evidentemente non è stata gradita dagli arbitri. Dovevamo questa spiegazione a chi ci sta seguendo da casa. A bordo campo Claudia Angiolini. Sì, Dal Monte ha chiamato time out perché ha detto adesso mancano 15 minuti, stiamo giocando pick and roll solo per passarci la palla, l'imperativo è attaccare i lunghi.
e vedremo dunque se l'imperativo verrà eseguito da parte dei giocatori di Luca Dal Monte, con la possibilità di completare il gioco da tre punti. Charlotte Ford 5 su 5 dalla lunetta per lui in serata, e vantaggio che arriva al più 8 adesso per la Fabi Shoes, che lavora difensivamente, pronto il pick and roll per la Scavolini Siviglia, l'uscita di Diaz che gioca due con Lideka, difesa molto aggressiva che si perde, però Lideka, arriva il fallo sul lituano. Ecco, la tecnica contro il raddoppio è fare un palleggio indietro, cioè ti allontani dal raddoppio, allora a quel punto là hai più luce, diciamo così, per superare il palleggio con un passaggio, il raddoppio, e allora la difesa è in difficoltà. Se invece tu vai verso il raddoppio, ovviamente vai verso la trappola che la difesa ti ha proprio offerto, proprio per far sì che tu ti metti in difficoltà quasi da solo. Ultime due stagioni a Cantù per Tau Lideka, giocatore che come vedete sfiora il 70% dalla lunetta in questa stagione, estremamente discontinuo però in lunetta, non ha nessun tipo di continuità, ha una meccanica piuttosto elaborata di tiro, 0 su 2 per lui e rimbalzo che premia la Sutor, ed è il 18° rimbalzo di squadra per la formazione di Montegranaro, 17 sono quelli della Scavolini Spar, che ha speso il Scavolini Siviglia, che ha speso il proprio bonus. Maestranzi riceve, vorrebbe Ford, lo serve però molto lontano dal ferro, Ford si alza e questa volta il piazzato lo mette con bella finta, passo di finta, posizione perfetta tecnicamente, gran sospensione. Ed è adesso doppia cifra per il vantaggio Sutor, primo momento di vera difficoltà per la Scavolini Siviglia che va all'attacco con Collins, c'è l'intervento di piede da parte di un difensore e quindi il cronometro verrà riciclato a 14 per la rimessa pesarese, e ad effettuare detta rimessa va Guillermo Diaz. Cinciarini vuole anticipare Hackett, la ricezione è per Lideka, mette palla per terra Collins, Maestranzi è in ritardo ma lo disturba quanto basta per portarlo all'errore. Diaz sul rimbalzo bacia veramente il ferro, questo potrebbe essere una piccola boa, perché era una palla persa, un canestro andato, e invece se l'è ritrovata lì Diaz. Vediamo se la Scavolini può avere una reazione su questo, naturalmente lo augura ai pesaresi, non ai montegranarini. Montegranarini che tornano in attacco con il tiro di Ray, chirurgico Alan Ray. Sì, poi quando il giocatore pareggia i piedi, magari andando all'indietro, la percentuale aumenta in maniera esponenziale. E se poi pesiamo i punti realizzati da Ray questa sera, hanno un peso specifico davvero enorme. Aleksandrov contro Ray, che cerca la palla, trova le mani. Ecco qua, guardate, quando riesce a mettere i piedi, un piede a terra, poi l'altro che pareggia e contemporaneamente indirizza le due punte dei piedi appunto verso il canestro, questi giocatori qui passano dall'usuale 35-40% al 55-60% anche da tre punti. Terzo fallo per Alan Ray, Aleksandrov in lunetta, come vedete un eccellente tiratore di liberi, peraltro abbiamo già detto del fatto che abbia mani veramente molto molto educate, abbiamo visto in precedenza come sappia usare anche la mano sinistra per toccare il tabellone. Ray sulla rimessa con calma, questa volta lavora contro la difesa schierata di Pesaro, Maestranzi non prende l'uscita di Cinciarini, preferisce andare da Ford, tiro che non vede nemmeno il ferro per Charlotte Ford, rimessa Pesaro. Mi è sembrato anche sorpreso dal passaggio, cosa onestamente poco giustificabile, perché quando sai che il tuo playmaker va in penetrazione tu stai lì e la palla ti arriva probabilmente. C'è quantomeno il rischio che capiti, visto che sei in campo. Lideka scambia con Collins che poi prova a battere Ford ma sbaglia la conclusione. Ford difensivamente sta facendo cose molto preziose per la sua Fabi. Ivanov riceve, va a cozzare contro Lideka, fallo in attacco per il bulgaro. Bella posizione di Lideka, probabilmente ha perso un po' il controllo Ivanov, guardate, mandato verso il fondo, Lideka era lì da un bel po', e se lo fai con la giusta tempistica il giocatore che va verso il fondo non riesce a accorgersi in tempo di te e quindi ti viene addosso.
e infatti convinto di aver battuto Aleksandrov e di esservi sì, quindi liberato della difesa. Così non era Scavolini Siviglia con un possesso molto prezioso a meno di 3 minuti dalla fine del terzo quarto, difficoltà nel trovare un angolo di passaggio ed è Hackett che poi si butta dentro a prendersi un altro intervento in stoppata di Ford, ma questa volta è falloso. Sì, mi sembra che l'ha giocata meglio delle altre volte Hackett, però anche questa volta se fai l'arresto e poi con la spalla sinistra proteggi il tiro e prendi un tuo semigancio che peraltro mi pare che sia anche nel tuo repertorio, probabilmente hai 2 punti quasi sicuri, ben che vada per te, forse 3 col tiro libero supplementare, così hai preso 2 tiri liberi, comunque ben venga. E sicuramente è proprio il fatto di aver abbassato un po' il pallone alla ricerca di un controtempo che ha portato Hackett a prendere questo fallo. Vedete quanto sia importante Hackett per i successi della sua Scavolini Siviglia. Avete visto la differenza di valutazione fra partite vinte e partite perse in questa stagione. 17 secondi per l'attacco Sutor. Hackett molto aggressivo su Andrea Cinciarini che va da Ray, il pick and roll con Ford, l'arresto, lo scarico, direi che vede il taglio di Vano. Vivano sbaglia alla fine, l'ultimo a toccare è Charlotte Ford calpestando la linea, rimessa a Pesaro. Sorprendente errore di Vano, che lì è quasi in cassaforte la palla, poi sul rimbalzamento successivo ho avuto anch'io la netta sensazione che il salvataggio di Ford fosse oltre. Guardate, il piede qua è già a terra, perfetto, un replay quanto mai esplicativo. Decisamente sì, e quindi è rimessa per Pesaro, questa volta a chiamare il time out è Pillastrini, rimane in vantaggio la Fabi Shoes sulla più 6, ma Pesaro ha trovato un po' di aggressività in più. C'è da dire che Montegranaro sta trovando un Allan Ray in più, gran serata per lui, al di là dei 10 punti, 5 rimbalzi, 3 recuperi e 2 assist. Ma è la sicurezza, credo, che dà a tutti con questa sua facilità di gioco, questo suo talento. Guardate questa apertura qua, sembra facile, però bisogna avere manualità, bisogna avere la mente aperta, bisogna avere il talento del basket, quello da sicurezza a tutti i tuoi compagni. E lui questo talento ce l'ha, avete visto anche come sia naturale nel palleggio, è uno che non deve pensare minimamente mentre palleggia, è una cosa che fa parte di lui e anche questo si vede e lo rende veramente di un'eleganza meravigliosa. Sì, sì, ma se penso a quello spaurito Passerotto che a Roma chiedeva il time out ancora 6 mesi dopo che era arrivato in Europa con la palla in mano penso a lui con la maglia di Ferrara e adesso qua sono veramente strafelice di vedere un giocatore che è migliorato tantissimo non solo in Europa ma per il gioco europeo. Questo vuol dire intelligenza, vuol dire un cervello fertile, vuol dire voglia di imparare, voglia di applicarsi, vuol dire dimenticarsi di aver avuto una carriera dall'altra parte dell'oceano e sapersene creare un'altra da questa parte dell'oceano. Tutta l'ammirazione del mondo per le persone come Allan Ray prima di tutto che per i giocatori. Si ricomincia a giocare Collins con Diaz, Lideka, Aleksandrov e Hackett, la scelta di Dal Monte per gli ultimi 2 minuti di questo terzo quarto. Hackett che riceve, c'è il blocco di Lideka per lui, c'è tanto traffico in quell'area, c'è il fallo su Hackett. Ecco, questa è la giocata protetta come quella che aveva fatto nel primo tempo, invece delle volte va via etereo e si fa stoppare. Guardate com'era protetta la palla, non c'è Charlotte Ford che tenga. Fra l'altro, parentesi, sottolineiamo il coraggio di Hackett che sa di giocare contro questo grandissimo stoppatore, ma non se ne dà per inteso e va dentro, che è una meraviglia lo stesso. Terzo fallo per Charlotte Ford, il diktat di Dal Monte che ci aveva riferito Claudio Angiolini viene ascoltato dagli allenatori pesaresi visto che stanno effettivamente attaccando i lunghi avversari. Charlotte Ford costretto a 2 falli nelle ultime 2 azioni difensive sostanzialmente della sua squadra e 4 liberi a segno consecutivi per Daniel Hackett che riporta a soli 4 punti di distanza la sua Pesaro e adesso va a lavorare difensivamente su Cinciarini che si lamenta per qualche contatto di troppo. Daniele Cinciarini invece è su Bobby Jones, Andrea Cinciarini con la palla per terra, Aleksandrov va a dare una mano, lui riesce in qualche modo a tenere il controllo e poi infrazione di passi per Charlotte Ford, eccellente azione difensiva di Pesaro. Sì,
peraltro gran finta di Ford, ma nel fare la finta ha fatto un piccolo balzello con entrambi i piedi sulla sua sinistra e questo ha portato all'infrazione di passi. Guardate che bravo l'Ideca anche a fare quel piccolo lavoro lì. Come sempre la difesa ha favorito l'infrazione anche se non l'ha causata. E adesso torna ad attaccare Pesaro con Diaz che apre per Cinciarini. C'è spazio per Daniele Cinciarini che sbaglia la conclusione da tre. Sul rimbalzo si avventa Dejan Ivanov. Andrea Cinciarini in palleggio sceglie il lato di Charlotte Ford per il pick and roll. Poi apre per Cavaliero che non esita da tre. Non va. E adesso le percentuali si stanno abbassando per la Fabi Shoes che molto ha contato sul suo tiro da tre nel corso del primo tempo. Ivanov apre per Cinciarini che prende il tiro a proposito di percentuali da tre. Ah, forse la magia dell'aver preso lui il rimbalzo in attacco ogni tanto dà al giocatore quella sicurezza in più per poi prendersi un tiro a così bassa percentuale e buttarlo dentro. E l'ha buttato dentro ed era molto prezioso. Adesso è andato a disturbare la penetrazione. Dall'altra parte Daniele Cinciarini. Un cincia di qua, un cincia di là. Cincia tu che cincia io. Però devo dire questo tiro qui stracostruito. Già mi ha stupito che avesse sbagliato quello prima, il cincia pesarese. Adesso invece il cincia montegranarino viene sanzionato di una palla accompagnata chiamata dalla Monica. Quindi basta la parola, cioè la Monica, vuol dire che l'ha fatto. Ed eccoli qui Cinciarinis, triple A confronto. Andrea colpisce, Daniele risponde. Per Daniele Cinciarini è più, diciamo, una consuetudine tirare sugli scarichi di quando non sia per l'inquadrato Andrea, che normalmente invece lavora più, diciamo, come impostatore di gioco che come rifinitore. Beh sì, sono due giocatori profondamente diversi, anche se il DNA probabilmente è lo stesso. Però sono giocatori soprattutto di grande efficienza, tanto più in tempi di Brindisi, sono cin cin, no? Quindi... Oh mamma mia! I genitori per non soffrire sono andati al mare, hanno fatto molto bene, così possono sapere soltanto stasera come sarà andata la partita. Diaz aggredito da Jones per Daniele Cinciarini che torna da Guillermo Diaz, cambio di lato per Hackett che dà un'occhiata al cronometro, si butta dentro, Andrea Cinciarini difende benissimo su di lui, poi la palla schiaffeggiata finisce nelle mani di Cousin, ma non era stato toccato il ferro, infrazione di 24. È un'infrazione sfortunata, aveva perso il controllo. Ogni tanto Hackett è più veloce mentalmente di quello che riesce a fare le sue pur formidabili gambe. Anche stavolta si è trovato la palla un po' di dietro e poi lì, sai, che tocchi o non tocchi il ferro fa parte della casualità. Nel basket c'è poca casualità, ma quella poca, una di queste è senz'altro questa. E adesso gioca con Aleksandrov da numero 5, coach Dal Monte, e la difesa subisce la penetrazione al capolinea di Andrea Cinciarini. Finisce il terzo quarto ed è ancora vantaggio Fabi Shoes 5-9, 5-2, 11 a testa per Collin Sackett e Aleksandrov da una parte, 11 per Ford e Cavaliero dall'altra. 10 intensi minuti da vivere insieme. Che bei momenti, Ugo, io, te, il Natale. Ica 2 dalle 11.30, Caserta Roma, Varese Biella, Brindisi Pesaro, Siena Bologna, Cantù Milano. I Cinciarinis, Daniele contro Sassari, la sua miglior prestazione stagionale, si era rotto il naso da poco e suo fratello aveva successivamente espresso tutta la sua solidarietà. Daniele, nato il 14 giugno dell'83, 27 anni per lui. Andrea Cinciarini invece nato il 21, sempre di giugno dell'86, entrambi cresciuti nelle giovanili a Pesaro. Poi per Andrea c'è stata la Virtus Pesaro in B2, Senigallia in B1, Pistoia in Lega 2 e dal 2007 è a Montegranaro. Questa sera nel terzo quarto soprattutto hanno dato vita a questa sfida diretta. Sì, un botta e risposta. Ciascuno secondo le sue caratteristiche, l'abbiamo visto appena adesso ricevere lo scarico per il pesarese e invece costruire più il tiro per il montegranarino.
Pesaro che inizia con un possesso molto complicato ed eccolo Daniele Cinciarini che approfitta della superiorità per sbagliare la conclusione, recupera il rimbalzo attacco, calpesta la linea di fondo, palla persa. Aveva avuto coraggio, anziché uscire così diciamo senza iniziativa dopo il rimbalzo preso, ha attaccato il ferro, ma sfortuna per lui, la linea di fondo era troppo vicina. Ed allora la Fabi Shoes che può attaccare Cinciarini con Cavaliero, Ivanov, Bobby Jones e Antonutti, la scelta di Pilastrini per iniziare questo quarto periodo di gioco, quindi quintetto molto leggero per il coach ex Varese. Jones prende il tiro da tre, non riesce a iscriversi al festival di serata. Diaz molto reattivo al rimbalzo, su di lui il fallo di Antonucci, che pure era stato costruito con grande perizia da parte di Montegranaro questo tiro. Come dico sempre, tiro da tre, poi alla fine, salvo giornate particolarmente felici,